Ragazzi, allora siamo alla parte finale, quella, voglio dire, più festosa del progetto che normalmente accompagna tutte le quinte degli istituti superiori interrimanese, della parte iniziale dell'anno scolastico, e che si è concluso con la redazione di un elaborato che abbiamo poi inviato. I migliori di questi elaborati sono stati inviati già alla commissione selezionatrice che si costituisce a Roma con la G-Scuola e dei quali ancora non abbiamo notizia. Abbiamo però delle persone che si sono distinte all'interno dei nostri istituti, così come tradizionalmente accade sempre. È stata un'edizione che vi ha visto tutto sommato partecipi. Pochi si sono persi nel percorso. Non abbiamo visto molti film, abbiamo visto dei film che adesso commenteremo, perché comunque ora vi faccio vedere la schermata anche dei risultati delle votazioni. Vi ricordo che questo progetto è un progetto che proviene direttamente dalla G-Scuola Nazionale, che è l'ente generale per lo spettacolo, di promozione dello spettacolo per le scuole, e che è un progetto per le scuole assolutamente gratuito, che però per tante generazioni e ormai da tanti anni, perché abbiamo girato la boa delle 15 edizioni, davvero nella 17esima credo quella di quest'anno, da tantissime edizioni comunque vede sempre i ragazzi protagonisti, vede i ragazzi sempre coinvolti, e per noi è motivo poi di gioia poterli incontrare nella sala cinematografica, dove magari conoscono personalmente, di andare a vedere dei film, perché l'esperienza in ogni caso li ha coinvolti e li ha portati a scegliere poi autonomamente di andare al cinema. La consumazione del prodotto cinematografico, mi rendo conto, ormai avviene moltissimo su altri supporti, tant'è vero che i film hanno una vita che probabilmente è più rigogliosa fuori dalle sale cinematografiche che dentro le stesse sale cinematografiche. La magia però del film e soprattutto la concentrazione del film visto al cinema sicuramente non ha uguali. Noi potremmo fare tanti altri discorsi su come è cambiata l'industria cinematografica, sul fatto che il cinema è un'industria. Le quinte che sono presenti qui nello Stelio sono le quinte che 3 anni fa hanno fatto il percorso con Pasquale Scimeca, l'alternanza scuola-lavoro, e per esempio la quinta B aveva il settore della produzione, ok? Settore della produzione. La quinta A, che ha lavorato con Pasquale, aveva la sceneggiatura. La quinta P e la quinta Q si sono divise il montaggio. I ragazzi del professionale avevano la parte relativa non montaggio della pellicola, ma il montaggio diciamo delle attrezzature, quindi tutta la parte dell'attrezzistica, ciascuno secondo le proprie vocazioni. Il cinema è arte, diventa arte, ma è anche industria. E queste sono delle riflessioni che vorrei che accompagnassero nell'approfondimento di questa forma di comunicazione, che è la forma proprio visiva e che è la più importante oggi per noi tutti, e lo vediamo perché comunque è un mezzo di espressione anche vostro molto forte, ed è oggi è uno strumento di comunicazione importantissimo. Bene, io ho già detto troppo. E a questo punto vorrei che Alessandro mi facesse vedere l'elenco dei film e i voti ottenuti dai film. Io penso che questo l'abbiate già visto, però volevo ricordarvi un attimo, in un percorso proprio velocissimo, quali sono stati i film che voi avete visto. Abbiamo cominciato con Startup di Dalatri, poi Tutto quello che vuoi, Slam tutto per una ragazza, Il pugile del duce, Sicilia Ghost Story, Una questione privata di uno dei fratelli italiani, e poi Grandugna di Rizzo, che è l'ultimo film che abbiamo visto. Il commento che posso fare è che, guardate, avete votato più o meno, tutte le scuole hanno votato più o meno con la stessa
preferenza per i film, più o meno la stessa, lo stesso trend per tutti quanti. Lo zero se lo sono meritati il documentario Il Fuggire del Duce, che io non ho visto, ma forse come documentario è stato realizzato anche con un linguaggio troppo pesante. Io ho capito che non lo avete gradito, però era la prima volta che all'interno del Davide Giovani c'era un documentario. Ve lo ricordate? Ma io non lo ricordo il documentario all'interno del Davide, anche perché è una forma di scrittura cinematografica che ultimamente ha preso il sopravvento. A questo proposito vi voglio dire che il Centro Sperimentale di Cinematografia che c'è a Palermo e che è diretto da Pasquale Scimecca è all'avanguardia ed è importantissimo in Italia, ma cura proprio il linguaggio documentaristico, produce documentari. Poi l'altro film che non ha avuto nessun voto, partiamo da là, è una questione privata dei fratelli italiani, uno dei fratelli italiani della realtà, Vittorio. E ve lo ricordate nel film che aveva doveva essere sullo sfondo la guerra civile e segue alla conclusione della seconda guerra mondiale, quando gli italiani, giovani italiani, uccidevano altri giovani italiani. Era un film importante sotto il profilo del contenuto, però io l'ho visto e credo che in effetti in termini di efficacia delle immagini e del ritmo narrativo non vi sia arrivato come avrebbe potuto sicuramente se fosse stato se avesse avuto un linguaggio anche un po' diverso. Il film a cui tutti avete tributato, a tutti, ci sono 72 voti comunque per tutte e tre le scuole, è Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni. Il fatto è anche abbastanza rimarchevole perché generalmente si determina un effetto placebo, cioè piace generalmente di più l'ultimo film che si vede, quello che si ricorda di più. Questo invece, pur essendo stato il secondo film, lo avete ricordato tutti. E allora io ve lo volevo fare rivedere un attimo con il trailer, anche perché a differenza di quanto è sempre accaduto in televisione, ho smesso. E di che cosa si occupa? Di niente al momento. Ma che ci vuoi che vi lasciare con quel vecchio? Lo vuoi far passo, mi danno 30 euro all'ora. Almeno pagherai i buffi. D'aranci, e come d'aranci? Spacci. Non riesci più a distinguere cosa va bene da cosa va male, perché è la timer, fa così. Ma che si attacca? Mai sentito. È una cosa molto importante. Metto un sacco di regole, scritto un sacco di libri. Come un decennio. Perché si sente male? Io? No. Guarda, è sempre mancata molto la compagnia maschile. Sono davanti al portiere, ecco. Il gol! Tutto a posto? Io sono obbligato. Non ho capito. Grazie. Lei non ha mai scritto poesie? No, io... Ti scrivo quando non si sa dove mettere la mano. Se te portano al capo, io te ce lascio. Faccio del composto. Io ci ho pensato. Voglio tornare lassù. Ma lassù dove? Ma dobbiamo fare in fretta. Non c'è più tempo. Ma non capisco perché non me ne hai parlato. Tutto quello che vuoi, e fu quello il saluto. Tutto quello che voglio, alla fine, l'ho avuto. Giorgio, scusa, è vero che Alessandro ti sta simpatico? Chi è Alessandro? No, non fa, lo vedi. E questo è il film che ha vinto il premio Davide Giovani. Gli abbiamo quello che voi avete votato, è stato in linea con tutte le giurie nazionali. E quindi è il film a cui è stato tributato, voglio dire, l'onore del premio Davide Giovani. Gli abbiamo reso onore oggi noi perché alla trasmissione, devo dire, per la prima volta dopo tanti anni, il premio Davide Giovani, invece di essere annunciato in pompa magna ed essere dato
da come dire, attori, eccetera, è stato annunciato da Carlo Conti in maniera molto asciutta e senza particolare rilevanza. Quindi oggi vi rendiamo un po' di giustizia. Un altro momento importante che abbiamo avuto è stato sicuramente quello di Sicilia e Nostre Storie. Abbiamo incontrato il regista Antonio Piazza, abbiamo visto il film nel pomeriggio, grazie allo show che abbiamo visto la mattina, ed è stato un film particolare. Mi ha colpito, devo dirvi, che ci fossero pochissimi elaborati su questo film. Ne ho contato uno, credo, perché il film era complicato nella decodifica. Era un film che narrava di una storia di mafia, sostanzialmente, ma con un linguaggio completamente diverso rispetto a quello che siamo abituati a vedere, per quindi per i ragazzi, evidentemente, anche se io ritengo vi sia piaciuto, perché aveva 35 voti, quindi a te è difficile scrivere su questo. È una riflessione, diciamo, che ho fatto, era difficile perché aveva troppi spunti, però questo ha comportato poi al premio Davide Giovani che i registi ottenessero la migliore sceneggiatura non originale. Che vuol dire sceneggiatura? Te lo ricordate, l'abbiamo anche detto, è la parte proprio di scrittura del film, cioè dei dialoghi, delle scene, della successione delle scene tra di loro, anche della descrizione dell'ambiente. La non originale perché il film è tratto da un libro. Io non so se chi è che ha visto la cerimonia di premiazione di Davide di voi? Pochi. E allora? Qualcuno però l'ha visto, ok. E allora a questo punto io mi fa piacere farvi vedere Antonio Piazza e Fabio Cassadonia mentre ricevono il premio Davide per la migliore sceneggiatura. Abbiamo ricordato stasera la giornata delle vittime innocenti di mafia. Nel nostro film abbiamo ricordato un ragazzino ucciso dalla mafia, Giuseppe Di Matteo, la cui memoria è stata dimenticata. E lo abbiamo fatto prendendoci anche dei rischi, perché noi non usiamo il realismo come Jonas, che ci piace tanto. Noi ci piacciono i sogni, ci piace prendere un'altra strada più onirica a volte, e quindi ci siamo presi dei rischi e ringraziamo i produttori che ci hanno sostenuto, Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori e Massimo Cristaldi. E ringraziamo Rai Cinema che ci ha voluto credere. Questo film è un film di ragazzi, i nostri protagonisti sono due ragazzini ed è dedicato al ragazzino, e senza questi ragazzi non l'avremmo potuto fare. Oggi sono qui con noi Giulia Jedikowska e Gaetano Fernandez. Grazie a tutti. Mi ricordo anche questo, cosa si aggiunge? Basta così. Grazie per me. Miglior montatore, vediamo. Va bene, questo diciamo era un altro passaggio. Tra l'altro vi voglio fare vedere su Facebook la fotografia della giuria. Quando poi hanno concluso il percorso delle scuole, hanno scelto due fotografie. Una all'interno del carcere e una questa, praticamente di tutti gli incontri che hanno fatto nelle scuole, nei posti dove erano andati, per rappresentare
questo percorso del loro film, hanno scelto l'incontro con la giuria milanese. E lì ci siete tutti voi. Io questa foto ce l'ho, chi la vuole può tranquillamente chiedermela, la possiamo inviare a tutti. E questa era l'altra riflessione che vi volevo consegnare. Bene, a questo punto basta parlare io, mettiamo un attimo... Vabbè, questo di qua se vuoi facciamo la luce, va bene. E cominciamo invece a festeggiare voi. Perché intanto, come sapete, una tradizione di questo premio è alla fine di riconoscere particolarmente chi è stato sempre presente all'interno delle proiezioni. E quindi i ragazzi che si sono distinti da questo punto di vista. Cominciamo con quelli che noi chiamiamo la premiazione degli assidui e cominciamo con il liceo scientifico Pamela e chiamo la professoressa Cera, alla quale chiaramente chiedo un contributo. Ringrazio, voglio dire, le mie colleghe ancora una volta impegnate per quanto riguarda il David Giovani, è un progetto che ci viene richiesto. Dico soltanto questo, sì è vero, ha ragione Giusi che è un'industria, ma è un'industria che non rischia assolutissimamente più nulla. I film, tutto quello che vuoi, sicuramente carino, gradevole, salvo soltanto la figura di Montaldo, poi non salvo nulla, perché troppo abituati ormai a non pensare a film tipo Scialla, tipo questo, hanno scoperto che i giovani li vedono questi film e quindi va bene tutto, ma questo significa non rischiare più e non volare alto. Va bene invece i film come quello di Antonio Piazza, in cui magari ci si rompe la testa a dire ma che voleva dire questa cosa, io questa cosa non l'ho capita. Va bene anche questo e va bene meglio, cioè va bene ancora di più. Tutto il resto sono, voglio dire, tutto un film che non rischia, tutto un cinema che non rischia nulla, che investe solo in queste commediole e filmetti. Quindi Taviani ha avuto torto sicuramente, ma lui 80 anni se lo può, voglio dire, permettere che all'ultimo faccia quello che gli piace. Tutto il resto è una commedia facile, di facile approccio, che beviamo, usciamo dal cinema e salutiamola. Quindi Sicilia in questo story assolutamente sì, anche per le parti che non si sono capite, perché dovete anche di nuovo riuscire a dire io non l'ho capito, ma cosa voleva dire? Perché in quel momento è pensare. E quindi questo è il mio, diciamo, giudizio sul cinema italiano, che in questo momento è un po', voglio dire, troppo da tavolino e da facile approccio. Lo devo dire, amo il cinema e quindi io lo devo dire. Di quel film avete votato bene, ricorda quasi Amici, questo stereotipo di due diversi, ma Montaldo una bellissima figura che è un cameo in quel film, salvo solo quello di quel film e nient'altro. Lo devo dire, per tutto il resto va benissimo, andiamo al cinema, voglio dire, ci piace e quindi ok. Complimenti ai ragazzi di quest'anno, una bellissima, insomma, giuria presente, io ne ho persi lungo la strada pochissimi, quasi proprio nulla, quindi va bene tutto il resto. E questo è vero anche perché devo dire Montaldo, tra l'altro, più che come attore, che in quel caso, come dire, lasciava spazio a se stesso, è un grandissimo regista. Per cui se vogliamo tornare a quel film, a quel tipo di cinema di cui parla la professoressa, per esempio vi suggerisco Sacco e Vanzetti, che in questo periodo in cui devo dire la xenofobia e l'odio razziale stanno imperando in maniera preoccupante anche nel nostro territorio, io direi può servire a ricordare come eravamo noi e come ingiustamente degli italiani sono stati uccisi in un posto in cui erano andati soltanto a lavorare. Allora, adesso momento festoso e riconoscimento per l'assiduità a Battaglia Vincenzo, venite tutti qua, facciamo una bella foto di gruppo, dai. Battaglia Vincenzo. Castagna Sotra non c'è, ok, aveva compito.
Capitana Francesca, quinta D. Catalano Emiliana, quinta F. Ciolino Carola, quinta F. Cipolla Alessia, quarta Bisa. Francesco Esposito, quinta F. Ti devo raccontare questo, mi ha mandato questo, il tuo nome con un messaggino WhatsApp la professoressa, e allora a un certo punto andavo a casa, mi trovavo per quei nomi e i tuoi nomi, ci si mamma tu dici il nome, sono picciotto, dice sì, Pierabelliano, Filicinca Alessia, Quartasa, Granada Giuseppe Pignacci, conosciuto sei qua, no? Cristina Miglianta, Quartà, Maria Pia Militello, quinta F. Ci siamo tutti, sì. Può capitare che... No, te lo devo fare la professoressa. Può capitare che qualcuno io non abbia scritto la sezione, ma dipende dal fatto che non mi era chiara, per cui l'aggiungete voi tranquillamente perché è scritto a penna. Poi c'è un disguido. Nella maggior parte delle targhe c'è scritto 6... aprile, ma perché l'avevamo progettato prima ed è slittato all'11, ma comunque questo non toglie nulla alla sostanza assolutamente. Allora Marilena, foto. Che devo dire è sempre accanto, noi tre ci ritroviamo ogni anno, onestamente noi tre almeno ci ritroviamo ogni anno, quindi chi devo chiamare ragazzi al classico? La professoressa Antonietta? La Sonia, via! Una volta l'ho chiamata Ciofano perché io e lei abbiamo due figli amici e quindi sostanzialmente questo mi portava a chiamarla Ciofano. Allora, un saluto anche a due ragazzi. Io sono brevissima sempre, ringrazio intanto la professoressa Monti che è quella che è con pace, perché è quella che crede in questa attività e ogni anno ci spinge a farla e noi gli andiamo dietro con tanto piacere. Che ci portano a fare ogni anno questa attività che è ogni anno è bella perché è diversa, sì, ogni anno è diversa perché le scritte sono diverse, le ragazze sono diverse e va bene, e quindi a questo punto hanno... Benissimo, allora, mi chiami tu? Sì, allora, Bocca Dutri, Maria Giulia, di quinta B, non sono io, quindi ho Alessandra quinta C, Fontana quinta B. Allora, Guagliardo Giulia, ok, grazie.
E adesso naturalmente tocca a chi? Allo stadio tocca, va bene, è bene che vi riconosciate tutti quanti così. Allora ci vediamo, se... allora capiamo, la professoressa non era la professoressa. Cosa.
ogni volta che ci sono attività di Cinefolk lui non solo viene, dà sempre un contributo, e per questo significa che le cose che fate qua, anche se in un momento vi possono sembrare come dire solo un divertimento, in realtà voi rimangono. Bravo Giorgio, grazie. Che voglio dirvi per quest'anno, considerato che poi alla fine pochissimi finiscono per partecipare alla fase finale, che è quella di stesura dell'elaborato, vero che noi non vi forziamo e vi lasciamo liberi, però vero pure che probabilmente dovremmo riformulare, ma questo ci vorrebbe pensare la G-Scuola, il tipo di compito, perché ormai per i ragazzi il compito, come dire, il commento tipo tema, come eravamo abituati un tempo, è diventato un po' estraneo alla loro formazione culturale. Però io e la professoressa Monero ci siamo molto interrogate su quello che sarebbe stato carino fare per premiare i ragazzi che comunque erano venuti a redigere l'elaborato nel pomeriggio. Avevamo pensato a un altro tipo di cosa particolare, ma aprile e maggio sono una tragedia dal punto di vista delle attività e quindi purtroppo non si può. Però io, diciamo, e la professoressa, pensandoci, abbiamo deciso di dare un attestato ai ragazzi che comunque sono venuti qua, sono sobbarcati a una prova, sono rimasti tutto il pomeriggio, hanno consegnato, e quindi io sono contenta di conferire questo riconoscimento intanto i ragazzi del liceo classico e scienze umane. Perfetto, vieni, chiamateli più, è così. Allora, abbiamo scritto sotto per la serietà mostrata con la partecipazione al concorso migliore elaborato. E sono di nuovo Bocca Dutri, venite di nuovo. Vabbè, poi alla fine si dovete applaudire. Canzonieri, Guagliardo, cominciate a venire, forza! Guagliardo, consegnatevi alle vostre scuole se restate. Fontana, che c'è di nuovo. Militello, io non sapevo quale fosse il corso. Ah, ok, però c'è il corso, me lo mettete dopo, va bene? Fontana, Paganini, Perdichizzi, Puleo e Valenza. Daniele, non sapevo la classe, vedi? Valenza è pure qua. E ci facciamo una bella foto anche di questa ragazza. Allora sarà fatto il cevasco. Aspetta, vedi che lavoro davanti. Grazie, Abbi. Sono tutti di quinta B. E quindi sono le sue.
sempre numerose, però dobbiamo dare il giusto merito a questi ragazzi che, benché molto ruffiani, si impegnano nelle attività, non senza fine da parte della nostra. Quindi un mio grazie sincero a tutti voi che, come dire, avete seguito anche le nostre indicazioni, ci date soddisfazione. Ma si è perso, perché a un certo punto aveva talmente tanto da decodificare, però va bene, no, assolutamente, anche perché ha acquistato il DVD, insomma ci ha lavorato sopra ed è importante. E allora, andiamo ai premi per i singoli, cominciamo con i padroni di casa, e allora cominciamo con i padroni di casa, per lo stemio, il migliore elaborato è quello di Antonio Morsicato con la seguente motivazione: per l'analisi puntuale approfondita dei diversi aspetti tematici di tutto quello che vuoi Francesco Bruni, film del quale si è voluto sottolineare con particolare intensità e per certi versi poetica dell'impedenza le differenze tra i diversi mondi dei due protagonisti. Allora, Antonio, a parte che capisco che ti verrà benissimo parlare al microfono, questa esperienza è dimmi tu quello che è. Quando abbiamo fatto questo progetto, diciamo, il cinema mi è piaciuto molto, ora diciamo guardo anche film in un modo diverso, non guardo solo l'aspetto formale, perché non è più critico. E niente, questo film mi è piaciuto particolarmente perché comunque andava la storia dei ragazzi, dei ragazzi non solo conoscevo per due, ma anche quando uno dei attori era ancora in parte lo ascolto, non è più il regista. Mi piaceva molto l'approccio con il quale il ragazzo della nostra età diciamo, si metteva a confronto con un uomo più giovane, di 80 anni, anche con l'Alsace, e anche soprattutto l'occhio con cui appunto questa persona più giovane, quella giovane, guardava diciamo, la gioventù sotto un altro punto di vista, guardava, si ricorda che comunque lui era più giovane,
però ci fa riflettere perché le facciamo forse veramente sono queste. Premio migliore elaborato per il liceo delle scienze umane a Irene Cerniglia della classe quinta sezione A con la seguente motivazione: per la capacità di tratteggiare il nucleo tematico essenziale del film Startup di Alessandro Lavallo, affidandosi rigorosamente alla struttura della recensione. Allora, tu hai scelto un film che secondo me è amoro a tutti noi, perché a me è piaciuto pure, poi alla fine era un po' mieloso il film, però tutto sommato io ricordo che poi siamo tornati a scuola e siamo andati a vedere la storia vera di Matteo Agnelli. Tu perché l'hai scelto? L'hai votato intanto? A me è piaciuto, diciamo, si avvicinava molto, secondo me, alla storia di noi giovani, un po' la speranza che era anche nostra. E poi? Contro le raccomandazioni, non è male, dai. Va bene, grazie. Oh, e adesso abbiamo quasi finito. Quale scuola manca? Quale scuola manca? Il liceo classico? Ma anche questa è una che conosciamo. E allora, premio migliore elaborato a Sofia Pagarini. Quinta C. Con la seguente motivazione: per la chiarezza espositiva e l'originalità della scrittura con cui la giurata ha affrontato l'analisi del film Gramigna e il suo nuovo inizio, la riflessione sulla mente del protagonista e sulle sue scelte di vita si accompagna ad elementi di decodifica della sceneggiatura che servono di supporto al commento e lo accompagna un film suo epilogo fondato sulla qualità. Bene, sta tremando! No, invece vado, io sto scherzando. Scusami, Antonio, ha parlato il tuo. No, Anto! Allora, io direi proprio. Intanto lei ha scelto un film, che è l'ultimo che abbiamo visto. E dico io che la conosco, mi ha un po' stupito che l'avesse scelto, perché il film è Gramigna di Rizzo. Lo ricordate qual è questo film? Ok, perfetto. E allora, ha fatto anche una bella analisi, devo dire. Vorrei capire però perché l'hai scelto. Perché mi piaceva comunque il fatto che questo ragazzo volesse un po' allontanarsi dalla figura del padre, così proprio che non si conosceva. E lo sforzo che tenta di fare nonostante gli ostacoli che tutti vivono davanti, e soprattutto i pregiudizi che spesso noi abbiamo riguardo comunque a persone lavorando nel mondo dell'ambiente sociale, che hanno determinati genitori, è comunque qualcosa che può essere confrontato anche ad esempio per te, per essere figlia, perché comunque noi spesso giudichiamo delle persone soltanto per il luogo da cui provengono, per il ceto sociale da cui provengono. Devo dire che questa capacità di uscire fuori dal proprio ambiente di provenienza è quello che lei ha sottolineato particolarmente nel suo elaborato. Va bene, e allora io vorrei anche questa festa che quest'anno abbiamo anche concluso in questo modo, se c'è qualcosa che vogliamo dire adesso anche in termini di miglioramento per gli anni successivi, possiamo anche farlo. Abbiamo anche un po' di tempo da... se qualcuno di voi vuole intervenire. Enrico è la presentazione della nostra cosa. Non è questo, va bene. E allora grazie, veramente grazie a tutti, grazie alla professoressa Cena, grazie alla professoressa Fasola, ringraziatevi alla professoressa Russo, grazie ai miei colleghi che permettono poi questa scuola, questa manifestazione.